Genova, scalinate e vicoli brulicanti, il mare che ti entra negli occhi all'improvviso, le note di De André, sorrisi e mani vere e tanti colori inaspettati. Così lo scrittore Fabrizio Caramagna ci racconta dei Carugi di Genova, i vicoli stretti che sorgono a partire dal porto formando il centro storico, l'anima della città. I Carugi sono nati come prolungamento del porto antico, con la funzione di difendere la città dai possibili nemici esterni, essendo quasi dei labirinti. Inoltre, per una questione di conformità del territorio, non è stato possibile espandersi maggiormente in larghezza, costringendo gli abitanti a costruire case sempre più ravvicinate e alte. Questi luoghi sono stati il teatro delle prime operazioni mafiose della città, quali le bische clandestine, il commercio di droga e la vendita di merce contraffatta, nonché della prostituzione. Quest'ultima era all'ordine del giorno nei vicoli, in tutte le epoche, svolta soprattutto da straniere e sempre meno dalle minorenni. Anche De André ci racconta delle prostitute in moltissime delle sue canzoni. La polizia, non potendo intervenire in questo ambito in quanto attività lecita a livello legale, si è sempre limitata a mantenere il decoro nell'abbigliamento, evitando gli adescamenti con metodi violenti, perseguendo la prostituzione minorile, l'unica illegale, e verificando la regolarità delle straniere. Tutto ciò contribuisce al degrado della città e all'impressione negativa che dà ai turisti. Questi vicoli, intricati e nascosti, rappresentano il cuore pulsante della malavita e il luogo ideale in cui svolgere le loro attività, così da sparire in fretta e senza lasciare traccia in caso di controlli. Sono anche un luogo favorevole per chi vuole illegalmente fruire di questi servizi. Lì, nei Carugi, si possono sentire al sicuro. Gli unici che hanno da temere queste viuzze sono le persone a cui non interessano queste attività illegali. Per loro possono diventare un posto pericoloso. Ieri come oggi, il vero problema è capire chi comanda. Ad esempio, negli anni 60 e 70 era la camorra a gestire il traffico di sigarette all'epoca illegali. Questo breve percorso di 8 puntate ha come scopo quello di fare un excursus di quelle che sono state le problematiche principali dagli anni 60 fino al giorno d'oggi, così da ridare dignità e voce al popolo genovese e ai suoi Carugi, patrimonio dell'UNESCO. Verranno trattati quindi gli anni 60, con le migrazioni dal sud, gli anni 70, con la malavita e il terrorismo, gli anni 80 con la tossicodipendenza, gli anni 90 con l'evoluzione del porto e l'Expo, gli anni 2000, periodo fiorente ma comunque segnato da episodi di violenza, ed infine gli anni dal 2010 ad oggi, con i tentativi di risanamento falliti e i crimini che non si arrestano. Ma quali sono state le circostanze che hanno portato il centro storico di Genova, una volta borgo fiorente di bottegai e artigiani famosi in tutto il mondo, a doversi dotare di una task force? Questo podcast cercherà di raccontarlo.